Ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Siamo nelle terre innevate di Darj. Penso sia Darj, c'è una J. Ma comunque, dopo aver sconfitto definitivamente Nargacuga, sembra essere morto. Il flagello nero non dovrebbe più avvicinarsi al villaggio, ma si avvicinerà ovviamente ad altri villaggi in giro per il mondo. Quindi dobbiamo andare ad esplorare le terre e sconfiggere definitivamente il flagello nero. Sicuramente questo viaggio ci porterà a riconciliarci con i nostri amici, che sono partiti anche loro per ampliare le loro conoscenze. Quindi cominciamo questa nuova avventura. Abbiamo ancora molta strada da fare per l'altro lato delle montagne. Fa proprio freddo. Starci né qui ad ammirare il panorama non ci porterà da nessuna parte. Forza, è ora di lasciarci alle spalle queste montagne. Leviamo le tende. Sulla strada per Gildegaran hai raggiunto le distese innevate di Darj. Il capovillaggio Omna ti ha detto che lei vive un Wyverniano che conosce il segreto del rituale sciamanico. Di lui sai solo che si tratta di un bellissimo giovane. Dove sarà? Ma perché deve essere un giovane? Non può essere una giovane? Cioè, preferirei, eh. Aspetta un po'. Tato, vieni un po' qua. Qua dove vai? Fermati. Eccoli qui. Oh, vediamo poi che abbiamo... No, sempre... No, forse sono nemici nuovi quelli. Uiaioi. Guardalo lì. Che bello. È un mammut con le corna compenetrate. Oh, fra, t'a posto? Aspetta che vado a prendere qua il forziere e poi ti parlo, Bomba sonica, va bene. Ah, sa dormire forse, però con le corna te compenetrate. Ci siamo avvicinati di soppiatto, ho fatto un gran casotto, veramente. Con lui credo che serva la velocità. Popo si chiama. Ah, l'assistente di Kami. Però è stato piuttosto veloce questa lotta, va bene. La lingua di Popo, carne dura ma salutare. In teoria la lingua, pensando alla lingua di vacca, è un piuttosto morbido come alimento. Un pughi. Guarda col fiocchetto alla coda. Guarda che bellino. Un pughi smarrito, ok. Ah, ma qua c'è il villaggio proprio. Beh, sì. Si chiama distese innevate di Darj, ci sarà qualcuno che ci abita. Ma io potrei anche direttamente fare tagliola. Però perché fare tagliola quando posso esplorare tutto ciò che è vivo? E oh, una tana? No, solo un sasso che sembrava una tana, ma va bene. E possiamo andare qua sotto? No, ovviamente no. Oddio, che è questo mo? Bello! Oh mamma, che bello questo! Zamite, anche lui mi sa che è un tipo potente, quindi uso la veloce. Io ho un tipo tecnico. Giustamente, perché dovrebbe essere veloce, no? È un tipo tecnico. Quindi ci vuole la potenza. Allora, sono forti a dare i pugni ai nostri nemici qui, ma sono pessimi a incassare. Ah, che? Mi sta bene. Posso farmelo andare. Ma cos'è qua? Wow. C'è un mega tesoro? È blu! Un forziere blu? Nutrimento forza! Perché nutrirsi dalla forza, certo. Se poi mangi tante proteine, è meglio e ingrassi anche di meno. Buono passo zampa. Ancora non posso arrampicarmi, quindi evito. Però di là c'è una bellissima grotta, a quanto pare. E c'è anche un passaggio per la carovana, per la gattovana. Eccola la caverna, porta dritto nella montagna. Che aspettiamo? Aspetta allora. C'era un villaggio là che potevo andare ad esplorare, almeno così sembra. Quindi ci vado. Però intanto prendiamo il passaggio, così almeno non devo fare tutta quanta la strada poi. Posso anche salvare, ma non serve per il momento. Non caricare a testa bassa come un bullfango, socio. Possiamo tornare dopo. Aspetta però. Io volendo potrei prendere quella strada per andare al villaggio, ma se io mi buttassi da là sopra per andare al villaggio è possibile? Ah no, è il gioco che non mi permette di andarci. Che fregatura. Quindi dobbiamo tornarci al villaggio. La telecamera iniziava a scattare, non so per quale motivo, quindi se non la vedete più è perché scattava e non è che posso sempre stare a controllare, a fare spegni e accendi, quindi sperando che non ci siano problemi, non so, oggi le va a riscattare. Mi fa addirittura più freddo che fuori, mi si gelano i baffi. Fa così freddo che tu e il tuo mostro potreste avere problemi a combattere. Ah, davvero? Devo evitare il freddo quindi?
Qualcosa nell'aria è cambiato, non siamo soli, socio. Mi devo vestire pesante, quindi come faccio? Ok, abbiamo la bruma calda. Allora, dato che siamo al caldo, direi che possiamo stare tranquilli. Non so per quanto tempo, però. Spero per abbastanza. Allora, no, devo un attimino mettere anche lo Yankutuga, almeno è più veloce. Vieni qua, Tato, dove sei? Un altro Pughi, sempre con nastrino. Ma tutti quanti hanno il nastrino sulla coda oppure fiocco? Nastro, fiocco, sulla coda? Non so. Ora, combattere mi sembra un'idea buona. Però, devo salire qui sopra? Ottimo. Allora, il micio mi ha detto che non siamo soli. Potrebbe essere una buona cosa, o potrebbe essere una brutta cosa. Dipende da cosa è quella cosa che non è sola. Cioè, a spiegarla non sono bravo a spiegare le cose, tranne quando devo fare tutorial che mi riscrivo, me li preparo. Li recito 14 volte a mente prima di scriverli. Attenzione. Oh no, guarda! Se non aiutiamo quel mostro ne farà un sol boccone! Quel ciondolo è una pietra del legame! È un rider anche lei! No, mangiala noi! Non ho mai dubitato di te. Stringiamoci la zampa. Oh no, è ferita. Dobbiamo aiutarla. Credo ci siano delle capanne qui vicino. Portiamola lì. Le capanne al villaggio. Probabilmente. Una volta entrata nelle caverne di ghiaccio, hai trovato una ragazza restesa a terra priva di sensi, protetta dal suo Barioth, che è un bel mostro, tra l'altro. Non puoi lasciarla in quello stato, quindi decidi di dirigerti al rifugio lì vicino. Ma devo andarci, quindi... Ah, non devo portarla con me. No, la gattovana mi sa che dobbiamo per forza prenderla a un punto fisico. Non possiamo andarci come ci pare e piace. Bene, i pericoli non finiscono mai. È un sollievo saperlo. Lo combatto con la velocità. Anche lui fa velocità, quindi ci vuole la tecnica. Va bene, vai. Una capocciata. Quindi manterrà sempre... Ok, palla di neve fa. Oh no, Yanku. Accidenti. Ok, attacco doppio. Mi piace l'attacco doppio. Yeah! Ancora una volta. No, fa potenza lui. Vabbè però, amico mio, io che ne so. E devi capire il suo schema. Se una volta mi fa tecnica e una volta mi fa potenza, io che ne so. Erbe, è su di me per forza. L'ho messo maluccio. Bravo. Aia. Ok, lo attacco. Mi è andata bene sto giro. In sella, amico mio. E ora abilità legame. Vai, raccogli sti quattro molluschetti e lanciali. Sono crostacei comunque. Ah, facciamo così, facciamo. Ti piace? No, recupero ancora un po' di salute. Mi serve. Per fortuna siamo più veloci. Però, Beccata furiosa?
Quindi ok, hanno mosti, posso anche comandare cosa fare. Com'è giusto. Ok, ricarico. Vai, beccata furiosa! Grande. Ok, perfetto. No, mosti, che fai, potenza? Ok, palla di neve. Missione compiuta. C'era una missione? Non me ne ero accorto. La missione era vai al villaggio, no? Sconfiggi un mostro incredibile. Però se venisse in squadra, anche senza farlo schiudere. Mamma mia, che bello questo però. Un membro rispettabile della società non dovrebbe far aspettare un Barioth. Ma veramente stava ancora dentro la grotta, Sì, se non devo farlo aspettare, se quindi ci muoviamo. I nostri amici ci porteranno ai rifugi. Che occasione, non sprechiamola. Ma guarda, sì, seguo il Barioth, però potevamo andare ai rifugi anche senza necessariamente inseguire il Barioth, Guarda, vado. Quello cos'è? Fai attenzione, socio. Cosa? Oddio. Ma là c'era un addormentato con un tesoro. Ah, questi che fanno? Sopraffare, va bene, io lo attacco. Vinta! Molto semplicemente, con colpo superiore e tanti cari saluti. Aptonot, livello è alto però, dei mostri. Potrei provare anche altri. Anche se Yankut 2 è quello che, insomma, diciamo, mi ispira più fiducia, non lo so. Vediamo un po' l'Aptonot. Ok, lentino, ma ha il fatto suo. Ecco, dove sta andando? Dove? Ma che fai? Il giro più lungo fai? Oh! Guarda come salta poi questo. Dai, ti sei? Sì, guarda. Praticamente è un paghi 2, prendi 3. Quindi gli zombie non si arrendono mai, ci stanno inseguendo ora. Che bisogna fare, socio? Bisogna insegnar loro le buone maniere. Allora, Aptonoth. Bravissimo! Bravo il mio tatone! Così si fa, tato bello. Potenza su... No, era sull'altro. Ma non va bene. Oh no, succhia sangue. Chissà se Aptonoth resiste al freddo. Dentro le grotte, intendo. Bravo. Ok, sconfiggo lui che almeno se ne va uno. È importante sconfiggerli uno per uno. Grande, amico mio, quanto sei bravo. Colpo superiore a questo qui. Tutte e due tecnica usano, peggio per loro. Usa velocità, Tato, usa... Ah, niente. Foraggio, mangia. Lui bruca. E recupera salute. Cos'è, fulmisguardo? Sconfitti anche questi. Gli oggetti che mi danno non li sto leggendo perché ho visto la prima volta, dico sono questi, ok. La verità è che posso sempre leggerli dopo. No, guarda qui. Guarda qui, che bello. Ma potrò andare per conto mio? C'era un'altra tana più avanti, ho visto, no? Tipo, posso andarci là o devo per forza seguire l'amico Barioth? Perché sai... Qualche mostro nuovo ci vorrebbe. Quanto contorta. Questi hanno paura? Oioi. Chissà perché hanno paura. Però tana mostro raro, non posso lasciarmela sfuggire. Ok. Abbiamo due bivi? Ma portano tutti quanti allo stesso posto? Oppure no? No, là c'era un'altra grotta. Wow! Quel mostro non è affatto felice. Ti vuoi avvicinare? Beh, buona fortuna. È enorme, è uno squalo. Che roba è?
No, 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 non è il caso. No, no, noi prendo l'altra strada. Spero che ci sia l'uovo perché quel mostro non è per niente felice e mi sa... Ecco, questo è il nido. Di là non so cos'era. Ah. Ma non ha gli occhi. Però ci sente benissimo. Cavoli, se... fa impressione. È un verme. È tutto tozzo. Potenza, fa ruggito, quindi ci diminuisce l'attacco, immagino. Ok, fa anche lui potenza. Colpo rapido, bravo. Quindi poi dobbiamo fare velocità. Se fa potenza, certo. Ottimo. Oh! Wow! Sono più lento? No, poi elettricità no. Tanto pare. Cavoli, fa paura! Allora. Legami 89 su 100. Le uso un po', dai. Ah, vince lui potenza. Pozione sul mio amico che gli serve. No! 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 Velocidrome! Ha un gran cora. Capito che ha un gran coraggio, però. Vai, bomba sonica. Ok, no, velocità. Porca miseria. Vabbè. Ok. Se ci aumenta il legame, ho una possibilità. Abilità legame. Vai, colpi furiosi. Lui ci vuole la velocità. Perché fa attacco potente. Oh, bella! Abilità. Colpo superiore. Vai! Eccolo qua! No, non è ancora finita. Colpisce entrambi. No. Ma no. Perché mi mancava già un cuore. Niente, ho perso purtroppo un mostro raro. Forse capitava proprio quello, non lo so. Comunque qua c'è un'altra tana. Mi consolo con questa, dai. Magari prendiamo un mostro comunque nuovo. Ok, questa qua è chiusa, quindi andiamo di qua. Ok, sembra non esserci nessun mostro. Perfetto, allora. Proprio quello che mi piace, quando non c'è nessun mostro. Più facile. Qua dentro c'è un bell'uovo, ne sono sicuro. Cerchiamo. Non ha alcun odore. Un mostro, cosa facciamo? Cerchiamo. È anche leggerissimo. Sgattaglieranno via da... Aspettati, tranquillo. Vabbè, prendiamoci questo allora, va. Allora, questo mi pare un po' tonto, no? Io farei così. Non si è accorto di nulla. Uomo umile erbivoro. Mi piace questo cucciato. Così, me ne vado subito. Rubo solo uno dei suoi figli. E non mi vedrà più. Ora direi che è il momento di andare al villaggio. Ho perso fin troppo tempo. Ah, però avrò la mia rivincita, spero. Devo ritrovarlo quel mostro, dai. Devo assolutamente ritrovarlo. Faceva un po' impressione, però.
Quattro case in croce? Cioè, due più dietro forse c'è un workshop e un'altra lì che è un magazzino, forse. Pare esserci un chiosco del... Ma come c'è un chiosco della Gattovana? Addirittura. E che facciamo, amico? Ah, devo andare qui, ok. Ma prima però, se faccio un giretto per conto mio, posso? No? E se vado di qua non si può andare? È tutto chiuso. Tutti i muri invisibili. Ma che lagna. Quindi questa è casa della ragazza ferita. Si è svegliata. E tu chi sei? Giorno dormigliona. Noi siamo quelli che ti hanno salvato da quella gente della grotta. Non ricordo di aver chiesto il vostro aiuto. Ebbene, non c'è di che. Io che pensavo fossero le caverne di ghiaccio a essere fredde. Quella è una pietra di legame? Anche tu sei un rider. Questo spiega perché Frostfang si fida di te. Frosty che? Ah, intendi quel Bariot? Si chiama Frostfang, ok? È anche il mio migliore amico e la mia sola famiglia. Io sono Avinia. Non pensavo di incontrare un altro rider. Non così lontano dal mio villaggio, almeno. Lo stesso vale per noi. Non avevo idea che ci fossero altri rider da queste parti. Piuttosto stiamolante, no? Beh, dovrei andare adesso. Ehi, rallenta, sei ancora ferita. Devi andarci piano per un po'. Vado di fretta, ok? Sto cercando qualcuno in questo momento. Devo trovare Wyverniano che conosce il rituale sciamanico. Che coincidenza, lo cerchiamo anche noi. Il mio onde è proprio piccolo, eh? Lascia che ti riveli una voce che abbiamo sentito. Non ti insegnerà il rituale finché non dimostri le tue abilità come rider. Non che farà un gran problema per le mie magnifiche zampette e per il mio sacio. Basta una parola e i nostri mostri faranno qualsiasi cosa per noi, sul serio. Persino la strada più ardua sarà una passeggiata se cavalchiamo insieme. Mosti? Ah, i vostri mostri? E gli date ordini? Mi pare che essere rider per voi è assai diverso da ciò che rappresenta per me. Come osi, sono furioso! Scherzavo. Credo ti sia fatta un'idea sbagliata di noi, ghiacciolina. Non gli diamo veramente ordini. Siamo così simbiosi che sanno come aiutarci. Curioso, sareste disposti a fare qualcosa per dimostrare le vostre abilità? C'è un posto su questa montagna che può essere raggiunto solo dai rider. Trovatelo, portatemi l'erba di montagna che vi cresce, poi parleremo. Sfida accettata! Non molleremo certo ora, ti faremo vedere di che pasta siamo fatti. Va bene, allora direi che nel prossimo episodio porteremo l'erba di montagna a Avinia. Si trova solo in luoghi reconditi raggiungibili in sella o mostri. Va bene, ma io devo tornare al villaggio prima di concludere il video. E far schiudere le uova. Per fortuna che qui abbiamo delle gattovane. È giusto che ci siano, almeno uno fa avanti e indietro più velocemente. Sì, l'erba di montagna, va bene. Ma qui abbiamo tutti quanti dei tizi qui. Ah, mi fa lui, mi gestisce lui le uova. Ah, va bene. Chiudiamo questo allora per primo. Popo. Se fosse raggiungibile insieme a lui o insieme a quest'altro che contiene. Beh, uno Zamtros. Perfetto. Quello è un mostro acquatico, quindi possiamo andare con l'acqua su lui finalmente. Possiamo fare del rifugio la nostra casa. Per l'erba di montagna dobbiamo andare verso la cascata. Dovremmo saltare per arrivarci, quindi scegli Tomosti con cura, socio. Beh, abbiamo il velocidrome. E questo basta. Bene, amici, per questo video è tutto. Nel prossimo andrò a prendere l'erba di montagna per questa ragazza che si chiama Vinia. Vediamo se le basterà come prova. In descrizione vi ricordo che trovate come sempre tutti quanti i link ai social. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!